Hello everyone! Oggi vi mostro come fare la ricetta dei pancake perfetti americani. Seguite la ricetta e vi farò vedere che i pancake usciranno perfettissimi. Per prima cosa uniamo ingredienti secchi, ossia 113 g di farina, 2 cucchiai di zucchero e giusto una puntina di bicarbonato e una puntina di lievito per dolci. Dopodiché uniamo il sale e mischiamo. Adesso uniamo gli ingredienti liquidi, 120 ml di latte, un uovo, 20 g di olio e, se l'avete altrimenti è facoltativo, un pochino di vaniglia e mischiamo. Uniamo poi gli ingredienti liquidi a quelli secchi e mischiamo ulteriormente. Ho dimenticato questo passaggio, ossia di coprire con una pellicola trasparente la ciotola e riporla in frigo almeno per 10 minuti. Così che il lievito agisca, quando poi vedete che iniziano a salire delle bollicine sull'impasto, significa che l'impasto è pronto. Adesso possiamo cuocere i nostri pancake. Prendiamo una pentola, senza burro, senza nulla, senza olio, la mettiamo sul fuoco, fuoco medio-basso, mi raccomando. Quando la pentola è calda, possiamo iniziare a cuocere i pancake. Quando vedete che sulla superficie del pancake si iniziano a formare delle bollicine, allora significa che è il momento di girarlo. Questa è la cottura ideale. I pancake non devono essere troppo doppi o troppo alti, perché secondo me i pancake non devono essere così doppi, perché risultano anche molto pesanti. Invece così risulteranno morbidi e deliziosi. Voi potete accompagnarli, quindi se ce l'avete, con lo sciroppo d'acero, con del burro, oppure con la Nutella, con il miele, come volete. Spero che la ricetta vi sia piaciuta e noi ci vediamo alla prossima. Bye!